Salve a tutti ragazzi, sono Wilboot e oggi voglio presentarvi la mia recensione su The Amazing Spider-Man 2. Premessa che io ho atteso con trepidazione le recensioni del Tizio Qualunque e di Victor, che per me sono le recensioni su questo film più autorevoli, diciamo, ma voglio dare pure una mia impressione riguardante il film, anche perché comunque non sono arrivato penso ai livelli di del tizio, anche di Caverna di Platone, ma i miei soldini sull'uomo ragno, su questo idiota mascherato, gliel'ho spesi. Quindi è un film che attendevo con ansia dal 6 giugno 2012 e che ho visto, che mi è piaciuto, però vorrei analizzarlo insieme a voi, che poi mi sputtanerete nei commenti se mai vedrete questa recensione. Quindi attenti agli spoiler perché non li eviterò. È passata circa una settimana dall'uscita del film, quindi cazzi vostri se non ve lo siete ancora visto. The Amazing Spider-Man 2. Leggendo le prime recensioni, le prime impressioni, ho visto molta criticità dal punto di vista che si è data poca visione ai tre antagonisti, ai tre supercriminali. E si è data più importanza al ruolo e alla storia d'amore tra Peter e Gwen. Io posso dirvi solamente una cosa: sono uscito dal cinema soddisfatto, veramente molto soddisfatto, dopo che ero entrato già, diciamo, eccitato per il fatto che sto per andare a vedere il film. Il film mi ha subito soddisfatto, quindi, anche se comunque riflettendoci dopo più di una settimana, posso trarre le mie conclusioni più dettagliatamente. Numero uno, volevo dire che io sono, e qui proprio mi ucciderete, sono proprio uno di quelli che odia la trilogia di Raimi, tecnicamente eccezionale, ma col fumetto proprio non c'entra una cippa. Anche se il 2 è un film che comunque è degno, che rispetta la figura dell'uomo ragno. Gli altri due purtroppo non mi piacciono, perché nel primo sembra un Abbott e nel terzo sembra un Latin Lover che ha che cazzo hai fatto, Raimi? The Amazing Spider-Man secondo me è stato il modo migliore per ricominciare una saga inerente all'uomo ragno. Il primo film mi è piaciuto tantissimo e questo secondo ha spaccato i culi a tutta la trilogia di Raimi. Per favore, tutti quelli che i sofisti del cinema che verranno a dirmi Raimi è da Oscar, grandissima tecnica cinematografica, va bene, potreste avere ragione, ma questo Andrew Garfield e questo The Amazing Spider-Man è l'uomo ragno che si è avvicinato maggiormente a quello che penso noi tutti abbiamo letto nei fumetti. Giustamente, normalmente ci sono delle discrepanze nell'ultimo film, è pieno di cose che comunque se ci vai a ragionare un po' di più storci il naso. Però parlo a nome di tutti coloro che hanno letto il fumetto. Chi legge il fumetto per prima cosa si unisce, diciamo, mentalmente con Peter. Non dico che noi vorremmo essere Peter Parker, però noi sosteniamo Peter, l'uomo ragno, in qualsiasi sua avventura. E in questi due film, soprattutto in questo The Amazing Spider-Man 2, anche se si abusa un po' troppo della love story con Gwen, che ci sta però, perché Gwen, se c'è Gwen, ci deve essere love story, per forza, se no è un personaggio a dir poco inutile. E secondo me abbiamo apprezzato maggiormente questi due film proprio perché ci fanno vedere il Peter Parker uomo, un eroe che senza il suo alter ego umano, che conduce una vita normale come tutti noi, non sarebbe un vero supereroe. Quindi da questo punto di vista il film mi è piaciuto tantissimo, sto parlando di The Amazing Spider-Man 2 ovviamente. Quindi moltissime criticità su come sono stati utilizzati i nemici di Spider-Man. Ovviamente potevano anche evitare di mettere sotto il dito il potere di Electro, visto che Electro comunque, per quanto ricopre un grandissimo spazio nel film, è comunque una semplice macchietta. Rhino non mi è dispiaciuto come è stato usato invece.
poiché forse potevano utilizzare un attore un po' meno importante, però se veramente anticiperanno i Sinistri 6, comunque l'utilizzo di Rhino è stato azzeccato. Va benissimo se poi me lo rimettono nel terzo film e non vanno porcate come hanno fatto finora. Goblin invece mi ha fatto un po' storcere il naso, perché essendo fan del fumetto avrei preferito comunque come sempre Norman Osborn, anche perché comunque Norman è proprio il Goblin vero, che proprio rompe la minchia a Peter a pressione in ogni saga, in ogni dove. Va benissimo anche l'utilizzo di Harry Osborn, interpretato in maniera magistrale secondo me, perché proprio questi occhi da drogato, che è disadattato, e comunque ci fanno capire anche poi gli sceneggiatori i problemi che ha avuto col padre, cosa che succede nel fumetto, va benissimo. E Goblin, che tra l'altro in questo film causa la morte di Gwen, che come ricordo nel fumetto è causata però dal padre Norman Osborn, è morte che è molto simile a quella del fumetto, però non è Peter a uccidere Gwen come succede nel fumetto, ma muore solo perché Peter arriva in ritardo. Però voglio fare notare un po' a tutti che comunque rimane il succo della morte di Gwen, anche se poi nelle scene finali viene analizzata, viene portata avanti male, ora ne parleremo. Rimane il succo della morte di Gwen. Secondo me, grazie a quel momento in cui Gwen cade, Peter, uomo alias uomo ragno, lancia la ragnatela e si blocca l'immagine. Cioè, quello è l'atto, diciamo, è il frangente in cui che Peter ricordava tutta la vita. Cioè, quei pochi secondi in cui lui ha dovuto decidere cosa cazzo fare per salvare quella che poi per lui sarebbe diventata la sua futura moglie, non so che cazzo avrebbe fatto, cosa avrebbero fatto gli scrittori dell'Uomo Ragno all'epoca. E che poi, momento che lui ricorderà per tutta la vita, cosa succede per esempio l'Uomo Ragno Spider-Man Blu, esempio, se volete recuperate questo momento perché è eccezionale. E quindi, anche se non è direttamente lui che la uccide spezzandogli il collo mentre cerca di salvarla, questo momento secondo me è veramente rappresentato bene, penso anche cinematograficamente, mi ha lasciato proprio a bocca aperta, mi ha fatto uscire anche una lacrima, perché vedere una scena che io ho letto, riletto moltissime volte nei fumetti e poi rivederla fatta in questa maniera, mi sono sentito, diciamo, rispettato pure. Io un po' mi ha fatto storcere il naso però il momento dopo, perché fanno passare 5 mesi, come ha detto anche Victor, parla anche il tizio, in maniera molto veloce, e poi vediamo questo Spider-Man che torna in carreggiata più forte che mai, e ci sta questo, perché Peter poi si riesce a risollevare, e grazie alle morti di zio Ben, del capitano Stacy e di Gwen, diventa veramente Spider-Man, secondo me, diventa proprio l'eroe che poi noi leggiamo, vediamo al cinema, e che conosciamo tutti, e morti che lo fortificano veramente e che lo fanno diventare veramente un supereroe. Supereroe che afferma che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Infatti, io mi attendo del terzo film, che so, un piccolo flashback che ci fa vedere Peter come si è ripreso dalla morte di Gwen, per esempio con una Mary Jane, ci introducono Mary Jane in questa maniera, non sarebbe malissimo, recupererebbero pure il finale del secondo film, che comunque è eccezionale, perché tu vedi Spider-Man che torna con tutta la sua ironia, la sua potenza, la sua agilità, e scaraventa il tombino in faccia a Rhino in maniera epica. Epica. Andrew Garfield, scusate, pronuncio male i nomi. Vabbè, lui è proprio l'uomo ragno. Se lo confondi con Tobey Maguire, chiedi a una persona di un bambino di 5 anni chi è l'uomo ragno, ti risponderà Andrew Garfield. Emma Stone, fantastica, sarà proprio perché è identica a Gwen Stacy. Complimenti proprio a Jamie Foxx. Anche se si limita moltissimo rispetto ai film in cui siamo stati abituati a vederlo. Attore eccezionale, anche se leggermente sopravvalutato, ma rimane pur sempre un attore eccezionale. Harry Osborn, fatto anche molto bene, come ho già detto.
Paul Giamatti invece che interpreta Rhino, che vabbè, quasi ingiudicabile, solamente proprio la figura di Rhino, quella importante, non dell'attore in sé, anche se molto stereotipata. Molti sono lamentati inoltre della computer grafica, che io non ci ho fatto nemmeno particolarmente tanto caso, anche perché non lo so, fatta così bene, se ci andiamo a rivedere Spider-Man 1 e 2 sembrano film di serie B, invece qua a tratti sembrano movenze veramente reali, non fatte al computer. E niente, minchiatine ce ne sono, però non così tante da farti storcere il naso. È un bel equilibrio tra il mondo Ultimate, da me comunque leggermente odiato, e il mondo classico che leggo da molto tempo. Ovviamente con dei riadattamenti personali fatti da Mark Webb, che sono discutibili, alcuni possono piacere, alcuni non possono piacere. Ma la cosa che più ci tengo a dire è che questo film ti trasmette maggiormente le emozioni che tu riesci a captare dal fumetto rispetto ai film di Raimi. E questo per un fan è molto, penso, importante e stimolante. Certo, per una persona forse abituata, se non conosce il fumetto, è stata abituata ad Avengers, Thor, Iron Man, questi film che devono solamente spaccare i culi e basta, senza una storia analizzata dietro benissimo, secondo me, posso rimanere un po' delusi. Ma siamo voluti concentrare sulla storia tra Gwen e Peter, è normale che sia a tratti più love story che azione. Tra l'altro sono stati proprio Stan Lee e John Romita Senior a introdurre per la prima volta il dramma amoroso nella serie dell'Uomo Ragno, quindi ci sta e come. E ultima nota, sicuramente io vedremo Mary Jane nel terzo film, mi aspetto una Mary Jane, non quella che, non mi ricordo nemmeno il nome di quella che hanno cancellato per questo film, cioè deve essere una gnocca da paura, però che non ti faccia mai dimenticare Gwen, cioè tu la vedi, la rispetti, sai che è la donna giusta per Peter, però sai che ti deve far ricordare Gwen, che c'è stata Gwen. Non deve essere un taglio netto, Mary Jane. Tu. No, non va bene così. Non mi piace. Tanto so che lo faranno come piace a noi. Ok? Quindi penso di aver detto tutto quello che volevo dire su questo cazzo di film, che è stato veramente amazing. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, se vuoi iscriviti al canale, e ho aperto anche una pagina Facebook inerente all'Uomo Ragno, che proprio si chiama L'Uomo Ragno, trattino Spider-Man, e anche la pagina Twitter, ovvero L'Uomo Ragno, che è @L'Uomo Ragno trattino basso 1, metterò il link in descrizione. Spero che il video ti sia piaciuto, spero di non ricevere troppi commenti negativi, spero di ricevere molti commenti positivi, molti like e non lo so. Bye bye.